Avvocato Leone, difende i diritti di questi ragazzi? Assolutamente sì, ed è un privilegio farlo. E quali sono i motivi che l'hanno spinto ad appoggiare questa protesta? È un privilegio difendere questi ragazzi perché al centro ci sono diritti fondamentali come il diritto allo studio e anche il diritto alla salute di tutti quanti noi italiani. Tutte le persone che vedo alle mie spalle sono persone che hanno impugnato l'ultima sessione del TOLC, l'ultima sessione quindi del test per entrare a medicina, hanno denunciato le irregolarità di questo sistema e attendono che domani il TAR del Lazio faccia giustizia riconoscendo il loro diritto a poter studiare quello che vogliono e a diventare anche dei medici in futuro che possano dare una mano al nostro paese. Ecco, lei ritiene che abolire il numero chiuso all'università sia una strada praticabile? È una strada necessaria. Noi abbiamo il PNRR che dà a università e salute miliardi, miliardi e miliardi di euro. Dovremmo fare però un grande appello alla responsabilità dei nostri politici e cioè andare a investire una parte di questi fondi per migliorare naturalmente gli spazi e la didattica. È un percorso naturalmente non breve, è un percorso a medio e lungo termine, ma è assolutamente necessario aprire al più presto la facoltà di medicina perché per formare un futuro medico ci vogliono mediamente 11-12 anni. Quindi quello che inizieremo a fare oggi lo vedremo fra molto tempo e nel mentre le nostre strutture sanitarie pubbliche saremo costretti a affidarci a medici che arrivano da tutto il mondo con una sicuramente dubbia qualità della loro didattica. Quindi fare presto è essenziale. Francesca, sei qui in piazza per protestare e abolire il numero chiuso. Sì, esatto. Io ho provato il test già due volte, quindi ho provato sia la modalità vecchia classica che il TOLC. Diciamo che l'ultima modalità, quindi la modalità TOLC, ha avuto molte criticità e quindi credo che debba essere rivista come modalità. Quest'anno purtroppo per davvero poco non sono riuscita ad entrare e credo che abbia influito però molto anche tutte queste irregolarità che ci sono state. Perché avete prove di queste irregolarità? Sì, le prove ci sono, le hanno gli avvocati e quindi io sono molto fiduciosa che si possa trovare una soluzione. Lorenzo Marinone, delegato del sindaco di Roma alle politiche giovanili. Siamo qui per tenere alta l'attenzione su questo importante tema che vede tutti i medici romani, ma di tutta Italia, che troppo spesso non hanno la dignità che si meritano. Siamo qui appunto per tenere alta questa attenzione che riteniamo prioritaria non solo per la nostra generazione ma per tutto il sistema paese. Clara Romani, attualmente io ho 21 anni, ho fatto già il test due volte, quindi ho provato sia il talk di quest'anno nella sessione di aprile e luglio e ho fatto anche il test precedente, che non era talk ma era appunto un test scritto e ovviamente posso dire che a gran voce che, come ovviamente anche ha messo il governo, non è andato il talk quest'anno per via dell'equalizzato piuttosto che appunto per la banca dati che è stata venduta e appunto in base a quelle che sono state le proposte anche che hanno diciamo avanzato, non riteniamo, almeno io studentessa, che possano essere una soluzione per poter ovviare a quello che è il grande problema che c'è in Italia del sistema del numero chiuso. Al momento, proprio perché non sono passata in Italia, volevo capire se effettivamente potessi diciamo fare il medico, cioè nel senso fare la studentessa di medicina, e quindi ho deciso di darmi questa possibilità all'estero e quindi attualmente faccio medicina in Bosnia e con professori italiani e con studenti anche italiani, perché è un circuito estero però prettamente italiano, dove attualmente ho dato tutti quanti gli esami del primo anno e quindi in realtà evidentemente per l'estero io posso fare il medico, ma forse per l'Italia no, visto che appunto non ho passato sia il test dello scorso anno che anche quest'anno per pochi punti. A livelli di costi, che il costo è elevatissimo. Sì, parliamo di 20.000 euro l'anno. Quanto avresti speso per chiudere un intero corso di medicina a scuola? Perché all'incirca, sì, si parla più o meno di 2.000-3.000 euro annui nelle statali.